Sono state parzialmente chiarite le cause del decesso di Edmond Preka, il 36enne muratore albanese, morto annegato in un canale del fiume Vera Paganica in una strada interpoderale che conduce, tra le altre cose, anche nel progetto Casa di Paganica, dove risiedeva con la moglie e con i figli. Sarebbe caduto nel corso d'acqua per sfuggire all'aggressione dei cani, nella concitazione per la fuga, l'uomo sarebbe caduto appunto nell'acqua, sbattendo la testa. E secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal capitano Francesco Nacca, che indagano, pur sapendo nuotare bene, la perdita di conoscenza derivante dall'impatto non gli avrebbe permesso di salvarsi, anche perché l'acqua lì non è pericolosa e poco profonda in quel punto. Ad oggi questa appare la ricostruzione più verosimile della tragedia. Sul corpo, infatti, sono stati esclusi subito segni di morte violenta, ma sono stati trovati invece segni riconducibili a morsi di cani. A pochi metri portafoglio e cellulare della vittima, che probabilmente ha perso tutto questo scappando dai cani inferociti, e poi la morte per annegamento nel fiume. L'operaio albanese lascia la moglie di 33 anni e due figli di 7 e 14 anni. Era stata proprio la moglie ad allertare i carabinieri attorno alle 23 la sera della scomparsa, preoccupata nel non vedere il marito rientrare a casa. Poi, intorno alle 4 del mattino, il ritrovamento.